organizzata in diretta con la pista del Palido di Valdagno. Buon sabato sera da Domenico Tomba, giornata numero 10 del 101° campionato in Serie 1 di hockey pista. La Y Sport Hockey Club Valdagno contro Veneta Lab Hockey Breganze, una volta era chiamato il derby delle nevi. Ne parliamo con Fausto Pozzan. Buonasera Fausto, benvenuto al Palalido. Ciao Domenico e buonasera a chi ci ascolta, buon divertimento e buon hockey. Dunque questa sera Valdagno che vuole riconfermarsi davanti al proprio pubblico dopo la vittoria in trasferta 4-3 a Monza al Pala Romagnati per cercare di restare in zona playoff Coppa Italia. Breganze che cerca i tre punti per dimenticare la rocambolesca, chiamiamola rocambolesca, sconfitta partita in casa con l'FB Giovinazzo. L'ex di lusso stasera il capitano rossonero Mattia Cocco, e questo parquet lo conosce bene, da sottolineare Fausto, nutrita tifoseria rossonera in curva sud. Eh sì, la rappresentanza di tifosi breganzesi c'è, hanno risposto presenti, tra l'altro hanno il gemellaggio con il Bassano che è una rivale storica, diciamo anche dal punto di vista del tifo, con i colori biancazzurri locali. Sarà un ulteriore elemento per rendere più spettacolare una serata che ha bisogno di essere riscaldata, perché la temperatura si sta adeguando alla stagione, diciamo così, la temperatura esterna naturalmente. E i supporter verdagnesi, la curva nord con le brigate, tutto il Palalido a spingere i biancoazzurri. Qui è tutto pronto, le riprese sono a cura di Roberto Bauce, la regia è pane per Marco Zen. È sempre comunque un derby da tripla, fa statistica a sé e qui conta solo la legge della pista. Si gioca agli ordini di Claudio Ferraro di Bassano del Grappa, lui side di Breganze con ausiliario Giovanni Vischio. Andiamo a vedere le formazioni in pista, cominciamo naturalmente dal Breganze, il 2 è Silvio Costenaro, il 3 Tommaso Bernardelli, il 5 Pietro Agostini, il 7 Edo Lanaro, il 14 Facu Posito, il 26 il portiere Marco Zanfi, il 57 l'argentino anche lui Ramiro Torres, il 73 Andrea Dalla Valle, il 53 Stefano Dal Santo, il 29 Mattia Cocco, l'allenatore il signor Loris Basso. Risponde Valdagno con il numero 1 Giovanni Thunderman Bovo tra i pali, il 4 è Marco Tomba, il 6 Nicolò Crocco, il 7 Leo Di Qui Giovanni, il 12 Francesco Crocco, il 55 Giuliano Giuliani, il 59 Aleix Borregan, il 66 è Marco Svega, il Colo, l'84 Emanuel Garcia, l'altro portiere è Giulio Checchetto, l'allenatore è il signor Luca Chiarello. Beh, direi che è il momento, è tempo di far tornare la pallina, sta per cominciare Y Sport Hockey Club Valdagno Veneta Lab Hockey Breganze. Che partita ci aspettiamo Fausto? Una partita che mi auguro possa essere all'altezza dei derby del passato. Hai giustamente ricordato che si chiamava il derby delle nevi e qui vengono in mente gli abbinamenti storici, il Marzotto Valdagno che Industria Laverda Breganze, no? Anni 70, momenti epici, momenti storici, ma anche più recentemente la semifinale.
2008 mi sembra, giocarono Braganza e Valdagno, giocò anche allora Tommaso Bernardelli nella mini partita, no? Erano tre tempi da 30, esatto. Giocava proprio Tommaso Bernardelli. Vediamo un po' come risponde Valdagno, c'è Giovanni Bovo tra i pali, Leo Di Qui Giovanni, Alex Porregan, il Ciupe, Giuliano Giuliani e Manuel Garcia, parte tranquillo anche Chiarello, vediamo un po' che partita sarà. Naturalmente, come abbiamo detto, i derby hanno l'1x2 fisso, nel senso che riuscire a trovare una motivazione particolare per il risultato è difficile. Qui secondo me questa sera se la giocano assolutamente alla pari. Entrambe le formazioni hanno bisogno di questi tre punti per motivi, l'abbiamo visto prima, per motivi diversi. Per opposti motivi. Braganza viene da un KO che dal punto di vista psicologico ha fatto male. Quello di sabato scorso con i Giovinazzi in casa, 5-4, maturato a 6 secondi dalla fine, anche se va detto che Giovinazzi ha dominato l'incontro sino a 5 minuti dalla fine, era avanti 4-1. Però questo finale thrilling sicuramente, attenzione il palo subito. C'è subito palo, il subito. Palo del Ciupe Giuliani, sfortunata la sua conclusione. Poi ci sono la stampa stamattina sui giornali locali parlava. Ragazzi, è un momento di riflessione, ma concentriamoci sul gioco. Attenzione intanto Ramiro Torres per bomba dal santo, ma intercetta proprio il Ciupe che poi riparte in velocità, la mette lì per Manu Garcia, non gli riesce la magia, scusate il gioco di parole. Ancora Leo Di Qui Giovanni, leoncino di Germania per Leo Di Qui Giovanni, 6 reti per lui nella trasferta che ha qualificato Valdagno alla fase successiva. Aspettiamo adesso la vendetta, bomba dal santo intanto. Sì, Braganza mi pare senza timore reverenziale, prova ad articolare la propria manovra, ma ovviamente l'occasione più importante l'ha avuta Valdagno con il palo di Giuliani. Sì, sono cominciate da poco qui le ostilità, squadre che ancora si cercano, bel intervento intanto di Facu Posito che poi... Sì, un buon recupero difensivo di Facu Posito. Per via centrali, la botta proprio di Posito, la risposta col gambale basso di Giovanni Bovo. Poi Emanuele Garcia che è un po' mamma chioccia qui, gli ho chiesto se posso chiamarlo così anche durante la telecronaca, perché lui è un classe 84 e chiaramente in mezzo a tutti questi ragazzini deve... Sì, c'ha il suo coetaneo, il capitano rossonero, che sta vivendo veramente una terza, quarta, primavera, chiamala quello che vuoi, ma è sicuramente uno dei giocatori più in forma della formazione rossonera. Non è il capitano per niente, l'abbiamo detto prima. Intanto si continua a giocare, dicevamo gli arbitri sono... Claudio Ferraro e lui Saida, sì. Ausiliario è Giovanni Visco alla balla Ustra in questo momento. Di Qui Giovanni prova ad andare via, tenta di fermarlo Torres, poi ancora il Ciupe, percussione ancora lui, gran numero proprio di del Ciupete e poi c'è la rete di Leo Di Qui Giovanni che la caccia, in prima rete per lui in casa qui. C'era bisogno di questo gol anche per lui. Valdagno che passa, andiamo a rivederla. La rimette via l'assist bene, di... la mette bene Garcia, lì mi sembra. Bernardelli non riesce a intercettarla con la stecca, non la vede partire. Ma l'assist è stato di Giuliani, mi sembra. Giuliani proprio lì per Leo Di Qui Giovanni. L'uomo libero davanti a Bernardelli non ha potuto fare nulla, aveva fatto già un paio di parate importanti l'estremo rossonero, che tra l'altro è stato preferito a Zampi. Sono entrambi coetanei, sono due classi 2001 per entrambi, e Bernardelli lo ricordo a Sandrigo ha fatto molto bene, quindi sì, due anni fa allora, quando ha dovuto sostituire Dal Monte è cresciuto molto rapidamente, infatti adesso è titolare. Si è guadagnato così la convocazione in nazionale Under 23. Dopo provare a metterla lì ancora al centro, c'è una potenziale 2 contro 1 però. Bomba! Grande parata di Bovo. Gli risponde bene Bovo. Dal santo qui, quando lo si libera lì per questi tiri. È stato un bel tiro, ma è uscito bene Bovo, gli ha chiuso lo specchio, è riuscito ad anticipare, l'ha visto caricare il tiro, è riuscito a uscire un metro fuori Giovanni Bovo. Tanto Aleix Borregan in modalità difensiva, ma riparte Braganza proprio con Ramiro Torres, l'argentino. Ora Torres, ancora la parata di Bovo, pensa lui adesso. Braganza ha reagito, sta reagendo molto bene al
alla rete valdagnese. D'altra parte anche qui bella idea e anche bella tentativo di conclusione da qui parte di Torres, poi Valdagno che la recupera, Borregan che la gestisce, guadagna un po' di metri di qui Giovanni, l'autore della rete che finora decide l'incontro. Se ne sono andati i primi 4 minuti e 10, buoni ritmi però, ci divertiamo. Sì, il ritmo abbastanza alto, mi aspettavo una partenza più sparata di Valdagno, ma ha già ottenuto il suo obiettivo, entrare in vantaggio, e quindi in questo momento cerca di ragionare. Andiamo a vedere intanto Braganza può avere qualche, ha avuto qualche contropiede, deve riuscire a capitalizzarli. Bel numero di Facu Posito che libera il suo capitano, torna nella propria metà campo Mattia Cocco. Hai visto il primo time out, Domenico? L'ha chiamato Luca Chiarello. Chiama Luca Chiarello. Noi ne approfitteremo per... Beh, gioca bene Braganza. Braganza gioca bene, il problema è che non riesce a tradurre in gol la mole di gioco che produce, perché lo fa, ha un buon possesso palla, ha delle idee, non riesce, segna poco. La squadra che ha segnato meno in questo campionato. 20 gol dopo. E poi lì l'idea di... 20 gol in 9 partite Mattia su poche. Cocco. Borregan in velocità, fermato, può ripartire ancora Braganza, 3 contro 2, una volta sarebbe stato fallo questo, adesso sì, col nuovo regolamento assolutamente si può anche fare. Manu Garcia, argentino anche lui, ormai più italiano di me Manuel Garcia. Valdagno che gestisce pallina, ancora il Ciupe, gioca a 2 Valdagno a centropista. Ora Giuliani, per la profondità per Borregan. Il Ciupe Giuliani fuori di un niente, sì, a sinistra dell'estremo difensore rosso-nero. Qualche disattenzione difensiva di troppo nella difesa rosso-nera, si è incuneato benissimo Giuliani. E lì ha avuto anche un paio di rimpalli favorevoli. Sì. Tanto Cocco continua a gestire per Facu Posito che si gira, prova a cercare lo spazio per andare alla conclusione. Posito è il giocatore, il maggiore realizzatore di Braganza con 7 reti all'inizio della stagione, 4 per Torres e 5 per Mattia Cocco. E così mi cavi la soddisfazione delle statistiche, a me ne danno 7 per Facu, sì, sì, 5 per Cocco, 4 per Torres, 3 per Dal Santo, 1 per Dalla Valle. Posito, Facu, sì, sì. Posito, bien. Allora me ne scuso, lavora, Torres, proprio per Facu. Bella l'idea, dentro, ha cercato, era difficile l'idea, perché la palla a mezza altezza, difficile da controllare. 3 contro 2 arriva Borregan e poi ancora Valdagno si chiude intanto la... Braganza in difesa si perde l'uomo e sono dolori, è successo già un paio di volte, devono riuscire a essere più compatti e più ordinati in difesa i giocatori di Loris Basso. Si è chiusa bene la difesa rossonera, sta venendo fuori un'opportunità. Eccola lì, un'altra attenzione! Attenzione lì sul primo palo! Ancora Leo Di Qui Giovanni sull'assist di Aleix Borregan. Andiamo a rivedere. Abbiamo visto l'assist dentro per Di Qui Giovanni, un po' coperto adesso. Sì, no, ma te lo ribadisco, lo avevo già sottolineato prima, Braganza purtroppo non è sempre compatta in difesa e ordinata. Perdersi l'uomo per un frangente significa pagarla, specie quando in un caso come questo, guarda, l'uomo è libero, è libero di colpire indisturbato, si è liberato bene da un blocco senza palla del compagno, bravissimo Di Giovanni, Di Qui Giovanni, scusate, ma lì guarda, vedi come si libera bene, lì, sì, e lo lasciano passare, non, lì bisogna mettere il corpo davanti all'uomo che entra. E oltretutto nel movimento difensivo c'è stato il problema del che è stato anche un po' coperto. Sì, Bernardelli non ha visto partire il tiro, ma diciamo, allora la giocata offensiva, ma a parte che avevo visto già in preciso Valdagno lavorare bene con i blocchi lontani dalla palla, è sicuramente una prerogativa della formazione di Luca Chiarello, però ecco, a questo bisogna rispondere con la necessaria organizzazione e attenzione difensiva. Peccato perché per Braganza, perché era partito abbastanza bene, ha messo anche in difficoltà Bobo. Comunque Valdagno viene direttamente in vantaggio perché saper capitalizzare le occasioni è una delle caratteristiche principali se si vuole vincere in questo sport. Doppietta di Leo Di Qui Giovanni che riparte, adesso è scatenato il Leo in tuffo,
nel classe 2004, primo anno per lui alla corte di Chiarello. Intanto Breganze con Dal Santo, ancora Cocco per vie centrali. Alla conclusione l'aveva messa bene. Sì, era un bel tiro, ma l'ha visto partire, si è allungato bene sul suo palo. Era una buona conclusione Giovanni Bovo. L'angolino, Gio Bovo a dire di no. Intanto palla che rimane nelle stecche rossonere. Bella partita, ti stiamo divertendo. Buoni ritmi, vediamo anche un bel hockey sinceramente parlando, poi è chiaro che chi è in vantaggio magari si diverte di più, però dal punto di vista numerico del vantaggio, no, ma anche dal punto di vista tecnico è abbastanza incredibile che sia in una posizione del genere Breganze in questo momento. Aleix Borregan prova ad andare lui, fa buona guardia a Facu, lo chiamo Facu così non sbaglio il cognome, sì. E Garcia per Borregan, passa la metà campo, si accentra Borregan, scarica ancora per Di Qui Giovanni, doppietta per lui finora, scatenato qui il talentino valdagnese. È il primo fallo di squadra, è il primo dopo quasi più di 8 minuti dall'inizio del match, 8 minuti e 20 per la precisione, anzi il secondo, chiedo scusa. Secondo fallo fischiato a Breganze, nessuno ancora per Valdagno. Hanno avuto vita facile finora i due direttori di gara, direttore di gara in pista. Aleix Borregan, intanto il catalano, scarico per l'argentino, il campione del mondo sub-19, Giuliano Giuliani, numero 55 per tutti, ciupe ciupete, deve andare a tirare ancora, si è liberato Borregan con un ottimo blocco del compagno lontano dalla palla. Dall'altra parte di dove è andata a segno la seconda rete valdagnese, dalla parte opposta sul palo destro. Intanto è entrato dalla valle per Breganze, è andato a rifiatare Ramiro Torres per i rossoneri, gli viste anche un cambio nel Valdagno, mi sembra che sia già arrivato il momento di Nico Crocco. Sì, dentro dalla valle, classe 2001 della cantera breganzese, certamente. Come direbbe qualcuno che conosciamo, sì, assolutamente, così come chi sta entrando tra qualche istante, uno dei giocatori che hanno maggiormente influenzato le finali giovanili under 19 che abbiamo avuto il piacere di commentare insieme. Anche perché questa telecronaca è frutto anche di una promessa, di no? Di un'idea, di una promessa ce l'avevamo fatti a suo tempo dopo 35 telecronache dove non c'era possibilità di farle assieme perché tecnicamente non ce la facevamo proprio. Eccolo qua Nico Crocco, il capitano dell'Under 19, vice campione d'Italia, è caso di ricordarlo, del Valdagno. Tanto dalla valle va retroporta, incrocia il passo, scarica per Dal Santo che riparte per vie centrali. Giù per Facu, prova lui. Ancora palla consegnata per Mattia Cocco, molto bene il tiro, la parata di Giovanni Bo. E si incastra la pallina nella protezione. Intanto abbiamo detto bene prima, ci sono entrambe le tifoserie, questo è buono. Sì, sì. Anche per lo spettacolo, perché tutto sommato le tifoserie spesso vengono sottovalutate. Sono tifoserie rivali, ma c'è rispetto. E fanno parte dello spettacolo, quindi sì, non c'è niente. Questa sera fare, c'è rispetto. Qualche sfottò. Vabbè, ci sta. Che ci sta. Tanto Giuliano Giuliani, lungo la balaustra, carica la botta Giuliani, base del palo. Sì, Bernardelli era piazzato comunque. Secondo palo per il Ciupe, ma c'era a chiudere, a sigillare il proprio palo, proprio Bernardelli. Crocco per Manu Garcia dalla valle a contrastarlo sulla balaustra, lo scarico indietro proprio per Giuliano Giuliani che va a retroporta, tiene palla Giuliani, si gira con l'aiuto della balaustra, è ancora lì, da fuori proprio per Nico Crocco che vede Garcia. Gioca la memoria Valdagno, gioca bene. E qui passaggio abbastanza standard per Garcia, dovrà andare al tiro adesso Valdagno, vediamo, ci pensa il Ciupe, carica la botta il Ciupete, recupera altri, poi se la va a riprendere, secondi, se la va anche a riprendere sulla rimessa di Bernardelli, il tentativo ha fatto buona guardia il portiere, stavolta sì, esce in anticipo
Mattia Cocco che incrocia, riparte. Allora lì lo scontro 84-29, lì uno scontro tra generazioni. Sì. No, sono coetanei, mi sembra. Sì, sì, no, 84 tutti e due, non l'avevi detto tra tu. Tra una generazione. Cioè. Palla che sarà. Pronto un altro cambio per coach Chiarello, Domenico. Rientrerà Borregan, presumo. Rientra Borregan, vediamo chi esce. Faccio un po' di bagarre lì, Cocco col mestiere, col fisico. È rientrato Ramiro Torres, intanto è uscito Facu Posito. Fuori fuoco. E si gira, non trova la porta. Adesso la conclusione di qui Giovanni per il Ciupe, scatta il di qui. Giovanni sulla linea di centrocampo per Manu Garcia, c'è proprio il cambio fuori il Ciupe, dentro Aleix Borregan, un catalano per un argentino. Ancora Borregan, Nico Crocco a centrocampo, fa girare la pallina, formazione di Luca Chiarello, poi prova ad andare giù verso di qui Giovanni, palla che si impenna, la riconquista dal Santo che fa ripartire Braganza, ancora Cocco. Fallo di squadra fischiato a Nicolò Crocco che ha letteralmente abbracciato Andrea Dalla Valle. Fallo lontano dalla palla, ma primo fallo visibile, assolutamente visibile dall'arbitro Claudio Ferraro. La botta di da lontano. La botta di Torres era pronto lì a ribadire Dalla Valle. La sbroglia, Bovo con la stecca. Borregan che accelera, prova ad accentrarsi. Qua si chiude bene la linea di difesa di Braganza. Crocco, Crocco contro Torres. Poi la botta di la riconquista, il Colo Vega appena entrato, compagno di squadra anche lui di Giuliani, campione del mondo sub 19 con l'Argentina al Cantoni proprio contro l'Italia. Prova a caricare il tiro. Si sono chiusi a riccio i giocatori di. Attenzione dal Santo. Qui, attenta, una situazione confusa. Non ha colpito la palla con i pattini dalla Valle, non con la stecca. Grande idea. È stata un'ottima opportunità questa per Braganza. C'è un time out alle viste, il primo chiamato da Loris Basso, tecnico rossonero. Ecco lì, si accende la luce verde, lato panchina del Braganza. Recupera la palla. Buona idea qui per dal Santo. Poi trova Ramiro Torres. Trova anche Giovanni Bovo però. Bravo Bovo lì. Tanto Crocco in mezzo a due. Per il Colo Vega. Marcos Vega, numero 66, arriva da Montecchio Precalcino, primo anno per lui. Coppia di argentini per Chiarello. Ecco il time out. Ecco il time out. Noi vi leggiamo un comunicato della società. L'Hockey Club Valdagno continua nella posizione decisa dalla Lega Nazionale Roller Hockey con il silenzio stampa e con lo stato di agitazione fino a quando la FISR non convocherà la Lega Nazionale Roller Hockey al tavolo delle trattative per discutere i problemi riguardanti le nostre discipline. Tanto dovevamo, torniamo in diretta, 11:08 da giocare in questo primo tempo. Se n'è andato via anche rapidamente, potremmo anche andare a vedere come sta andando sugli altri campi della Serie A. 5-5 Giovinazzo Vercelli e Follonica sotto in casa per 2-1 col Monza. 5-5, Vercelli era avanti 3-0 dopo i primi minuti di gioco. Giovinazzo è una squadra che non demorde, una squadra che adesso ha trovato linfa e fiducia dopo i tre punti ottenuti a Braganza in modo rocambolesco ma meritati alla fine della scorsa trasferta, ed è questo un match che ha fatto male in casa Braganza, è inutile negarselo. Sì, ne abbiamo parlato prima, dopo magari se abbiamo un minuto nel prossimo minuto andremo ad approfondire, diciamo c'è questo momento di riflessione, probabilmente la società. Braganza secondo me lo sta dimostrando anche stasera, può essere competitivo in questo campionato, chiaro deve riuscire a capitalizzare maggiormente le molle di occasioni che si costruisce partita per partita, perché 20 reti in 9 partite prima di questa sono poche obiettivamente, però ha dimostrato di avere amalgama, un buon assetto di gioco, serrare un po' meglio le maglie difensive, questo sì, perché stasera Valdagno è stato bravissimo a costruirsi le occasioni, ma una difesa più attenta avrebbe evitato maggiori guai.
qui tiene un po' troppo pallina, secondo me Torres insistita azione, andava a cercare una soluzione davanti a Bovo. Marcos Vega già giù dall'altra parte, torna poi sui suoi passi, scarica su Borregan nella metà campo valdagnese. Borregan che supera la linea, poi fa girare la pallina adesso Nico Crocco davanti il suo ex capitano. Ancora Borregan che ci prova, accelera Borregan, è un'accelerazione notevole, si ferma, questa si ferma a retroporta. Il problema, cioè il problema, la, il vantaggio di queste accelerate di Borregan è che doppia finta, vedi, di tiro di il Vega, gol! Il gol del Colo Vega, il gol del Colo, e c'è anche una dedica, grazie Marcos, un bellissimo gol, me l'aveva promessa questo, scusa. Sì, ma è stata oltre il tiro bellissimo, ma soprattutto le due finte a deludere l'intervento dei due difensori di Braganza. Si è andato a creare lo spazio per poter caricare il tiro al Colo Vega, l'abbiamo anche rivisto. Poi un tiro in diagonale potente, preciso sul secondo palo, un gran gol. Dopo 8 minuti dalla seconda rete di qui Giovanni Valdagno trova la terza con Marcos Vega. Si dice, sono assolutamente d'accordo sul fatto che il tiro andava bene, ma lì quello che non è riuscito a liberare, la doppia finta di tiro, sì, pregevole spazio, gesto tecnico, trovato spazio, poi dovrò ringraziarlo, è un po' che mi aveva promesso una dedica alla tribuna qui Marco Svega, un giocatore, un ragazzo soprattutto un 2003 che, ma insomma quel terzetto di stranieri giovane, perché poi c'è Garcia. Il Valdagno è composto veramente, è ben assortito, assolutamente. Diciamo che trova in trova nel gioco di squadra la capacità di sopperire a due assenze abbastanza importanti. Sì, assolutamente. Ne approfittiamo per salutarli, per li abbiamo visti qui, no? In bocca al lupo. Li ho visti passare qui sotto la nostra postazione. Attenzione, qui c'è un 2 contro 1 di Valdagno. Il 2 contro 1 da manuale qui. 4-0. 2 contro 1 da manuale a Aleix Borregan per il Ciupete, che tra l'altro anche la Vicky, la morosa, come si dice, in tribuna, e quindi vorrà fare sicuramente bella figura. E vediamo il replay, un 2 contro 1 che non ha lasciato scampo a Bernardelli. Anche perché giustamente lì devi prendere una decisione. 8:44 alla fine di questo primo tempo. Braganza sta sbandando pericolosamente in questa frangente, deve riuscire a serrare i ranghi, non lasciare troppi spazi a Valdagno. La partita è comunque lunga, ma bene, concedere ancora spazi a Valdagno in questo momento la può chiudere anzitempo e non è il momento. L'ha dimostrato l'incontro precedente, dove poi sappiamo le partite di hockey non finiscono mai. E quindi sì, ma è l'atteggiamento che deve cambiare, non concedere troppi spazi, perché Valdagno gli sa sfruttare al meglio. Quindi assolutamente non, il punteggio non fa una grinza per quanto visto sin qui. Braganza ha avuto una buona reazione dopo la prima rete, ha avuto qualche situazione importante, è stato bravo Bovo, e adesso però ha sbandato pericolosamente. Giustamente Loris Basso ha chiamato time out, vediamo se riuscirà a catechizzare i suoi. È rientrato intanto Facu Posito. Diciamo prima un saluto per Davide Piroli e l'altro Davide che è Motaran, entrambi infortunati per questioni di gioco. A presto a rivederli sul parquet del Valdagno. Nel frattempo la squadra, ripeto, ha trovato secondo me nella maiga, ma nella squadra proprio, nel termine tecnico, la capacità di sopperire al fatto che sostanzialmente Valdagno è privo di un difensore di ruolo. Assolutamente. E sacrifica Garcia. Nota di merito del lavoro fatto in settimana, perché si vede proprio che Valdagno gioca a memoria, ha ottime idee, sistema di gioco, lo varia, giocano a tre, giocano a tre dietro, giocano a due, e hanno sempre delle buone soluzioni, il doppio passaggio, i blocchi lontano dalla palla. La squadra ben assortita. Perché, ripeto, è assolutamente indispensabile per riuscire a
a essere squadra e che può recitare la protagonista. Qui c'è un'ottima giocata, qui anche un ottimo tiro di Dal Sarto e l'ottima parata di Giovanni Bovo. E qui se ne va con bello stile, attenzione qui, qui c'è il blu sventolato in faccia Stefano Dal Santo. Stava andando via il Ciupe Giuliani, era andato via più che accelerando in progressione, quindi non era stato altra scelta per Stefano Dal Santo di allungare il bastone alla ricerca della palla, ma ormai era già passata la palla, c'erano solo i pattini in quel momento e quindi tiro libero diretto ineccepibile. Sì, direi non protesta nemmeno, no, ha accettato la decisione, mancherebbe pure. Intanto vediamo un po' Borregan contro Berardelli. Parte Borregan, paio di ganci, gliela para bene qui, doppia parata di Bernardelli, molto bene l'estremo difensore del Bergazzo. Si è allungato dall'alto, ha sfruttato tutti i suoi centimetri, si è allungato bene, ha sventato la minaccia. Qui Torres a lottare da solo contro tre valdagnesi. Andato a cercare di recuperare qualche secondo. E adesso Braganza, due minuti di power play. Poi prende giocare posizione in inferiorità numerica con Valdagno, che vediamo come lo articolerà. Lo articola molto bene, mandando subito Giuliani a sfidare Bernardelli, che si sta disimpegnando. Certo, ha dovuto raccogliere la pallina per quattro volte, ma non mi sento di dargli particolari responsabilità. Infatti da questo punto di vista direi che forse il terzo gol di Colo Vega, ma è stata secondo me veramente un ottimo gesto tecnico preparatorio. No, ma era anche una buona posizione, ha trovato il palo lontano, lì è fatica perché non li puoi chiudere tutti e due. Borregan intanto a gestire, adesso proverà anche il tiro, trova Bernardelli ben appostato, poi c'è l'errore del Colo in difesa. Qualche passaggio impreciso e nel power play il requisito fondamentale ovviamente è giocare magari a due tocchi, palla precisa sulla stecca dei compagni, lo stop e il tiro eventualmente, oppure il blocco a servire un compagno, a favorire il tiro da lontano di un compagno. Alle viste l'ingresso di Costenaro nel Braganza, mancano 6 minuti alla fine del primo tempo di questo derby delle Nevi, che sin qui è un solo padrone. Alla maglia bianca-azzurra e la Y Sport Valdagno. Eccolo qui, un'ottima costruzione questa. Ottima idea del Colo. Impreciso il tiro finale, qui c'è un potenziale con 2 contro 1 però. Attenzione, Mattia Cocco prova a metterla lui. Ha cercato di sorprendere Bovo, ma che non si è fatto sorprendere, attenzione qui. Colo Vega, il Ciupe, una buona idea dentro per... Sì, cercava il gol di Nicolò Crocco sul secondo palo, ha trovato bene il passaggio. Si mette in proprio Ramiro Torres, stasera l'abbiamo visto esibirsi spesso in solitaria. Non sfrutta questo. È finito il power play. Sì, è rientrato Costanaro per. Ha subito a tap-in dal rimbalzo Ramiro Torres, fa buona guardia ancora Giovanni. Ha già provato un paio di volte proprio sì, con quel tipo di esecuzione. L'intercetto di Mattia Cocco, vediamo. Ecco le cose di Braganza. Troppo facile qui. E lì ha portato l'assist Torres di Mattia Cocco. Credo che sia il sesto stagionale per Mattia Cocco. Alla voce assist, controlla le statistiche. Andiamo a rivedere per Mattia Cocco, terzo assist. Sì. Sono stato leggermente generoso. Intanto abbiamo rivisto il bel gol di Braganza, 5-5. Il quinto gol di Ramiro Torres in questo campionato. E aggiorniamo già in diretta qui le nostre statistiche, eccolo qua, 5, track, gli altri dopo il Valdagno aggiorneremo con calma. Intanto c'è questo time out. Ricapitoliamo la contabilità delle reti. Sì, Valdagno con doppiette di Di Giovanni, poi il Colo Vega e Giuliano Giuliani a 8.44 sul 4-0, a 5.05 dalla fine Ramiro Torres, che fissa il risultato attuale sul 4-1. Intanto abbiamo già visto 5 gol, dai. Abbiamo già visto 5 gol, ci siamo divertiti, abbiamo mirato un'ottima organizzazione di gioco e l'accelerazione di Valdagno, e comunque Braganza, a meno che sta lottando, non vuole demordere, vuole onorare fino alla fine questo impegno. Ha accorciato, ancora, vediamo, è lunga, eh. Un gol potrebbe riaprirla, vediamo, però... Valdagno sta dominando il match dal punto di vista territoriale,
nel tempo del possesso palla delle idee. E quindi sta conducendo legittimamente questa partita. Vediamo se Braganza riuscirà. Ha sbandato pericolosamente sul 4-0. Adesso si è un po' ripresa, importante. Anche perché il campionato è lungo, siamo alla decima giornata. È ovvio che Braganza dovrà discutere la propria permanenza in A1 ai play-out. Questo è chiaro che è l'obiettivo stagionale. Però c'è modo e modo di arrivarci a questi play-out. Poi diciamo che, come hai detto prima Fausto, il campionato è ancora molto molto lungo e magari qualche news potrebbe arrivare a gennaio, vedremo un po'. Sì, staremo a vedere. Facu va giù, ha subito fallo opposito, il numero 14 rosso-nero per coach Loris Basso. Quattro falli ne ha Valdagno. Comunque pregevole l'assist di Mattia Cocco, proprio ha fintato il tiro, ha tenuto sul suo palo Giovanni Bova, ha liberato la porta per Ramiro Torres, qui ha tentato la conclusione su punizione. Ancora Ramiro Torres però qui, il signor Claudio Ferraro ha fermato il gioco, fallo tecnico, non di squadra, sarà possesso per Valdagno. Valdagno che riparte con il ciupete. Entra Garcia, intanto esce Boregan. Altro cambio nelle file bianco-azzurre. Dentro Costenaro che non ha, mentre sta rifiattando Stefano Dal Santo che è stato espulso temporaneamente. Braganza è riuscito a uscire indenne dai due minuti di power play. Recupera palla Torres, qui Ramiro Torres. Bene pallina. A servire Silvio Costenaro che si invola. Buono il controllo di Costenaro, palla. Poi Colo Vega. C'è un'altra ripartenza potenziale. Eccesso di fiducia. Facu Posito che ha cercato di favorire l'inserimento di Silvio Costenaro che non ci è arrivato a metà pista, e ancora Giuliano Giuliani in possesso a cercare il suo compagno di mille avventure, Colo Vega, no? Il Colo, gli argentini tra l'altro hanno anche compagni di squadra nel CPC San Juan, perciò sì, da questo punto di vista sono compagni di squadra. Concepción di San Juan, giusto? Beh, la capitale mondiale dell'hockey, tanto per i nuovi tuoi lavori San Juan è la capitale mondiale dell'hockey, la Mecca, è l'unica città argentina dove i bambini invece che di giocare a calcio giocano a hockey, almeno questo dicono le leggende metropolitane. Ma lì la quantità di piste, attenzione intanto la botta è fuori specchio, però la botta non trova il rettangolo arancione metallico della porta. Ancora la risposta di Bovo, sì. Se vede partire il tiro Giovanni Bovo è difficilmente lo puoi sorprendere. Giovanni Bovo è una degli arrivi quest'anno, un ragazzo che ha saputo gioca senza il peso di quelle che possono essere le aspettative, lui gioca la sua partita e l'abbiamo visto crescere. Beh, l'esperienza a Montebello gli ha fatto bene, conosce già l'atmosfera della 1, conosce le tensioni della 1 e sta reagendo molto bene. Poi sai, un trissinese al quale viene date le chiavi della porta di Valdagno è qualcosa di anche di insolito, se vogliamo, ma se lo sta meritando alla grande, no? Beh, direi che sì, oltretutto si è fatto valere anche in ambito diciamo internazionale, anche se poi la partita più difficile era Valdagno Grosseto lì a Wuppertal, ma ripeto, Giovanni è anche un ragazzo che sa gestire a voce, perché il suo bel vocione lo senti fino a metà campo. Sì, sì. Sa gestire a voce anche la difesa. Per il momento. Ma no, non ha fatto tradito le attese. Qui c'è un tiro forzato di Ramiro Torres. Siamo ormai a quasi l'ultimo giro di lancetta, era 1:20. Qui il tentativo di assist di Garcia per Giuliani, c'è un potenziale 3-2 per Braganza. È l'ultimo controllo. Sai quante situazioni del genere sono maturate nel campionato di Braganza sin qui? Figliati che sono state tante. Ma vedo, diciamo che in effetti è la difficoltà che mi sembra incontri maggiormente Braganza, è quella di riuscire a essere efficace a concludere negli ultimi metri. Sì. Attenzione qui, una pallina che esce preda del Ciupe. La sbaglia un po', ma la recupera. Tiro scoreggia. Ecco, il buono con Valdagno è che recupera dei propri errori. Perde palla e va a recupero immediato e ci riesce, è un altro fattore importante. Ci crede, però qui c'è Facu che prova Tia Cocco, c'è il fischio,
fallo di lunetta, penso. Sì, di sì. Ramiro Torres ha lamentato una spinta dell'avversario, ma il signor Ferraro non ho mai visto cambiare una decisione, tanto per essere chiaro. Lo conosciamo da un po'. Ultimi 35 secondi di questo primo tempo con Valdagno avanti. Eccolo qua, lo schema del rombo offensivo, ma lo lasciano subito quelli di Luca Chiarello, vanno subito a cercare la profondità, poi ci ripensano, possesso, vogliono portare a casa sul triplo vantaggio il primo tempo. Come qualcuno diceva, ne hanno facoltà. Si guadagna un altro fallo di squadra, tra l'altro retroporta lì assolutamente inutile. Situazione falli, ne ha 5 Valdagno, 4 Braganze, ultimi 16 secondi e 4 decimi di gioco qui al Paralido di Valdagno tra Wiseport, Kicker Valdagno e Veneta Lab, Hockey Braganze. Situazione di 4-1 per le reti, prova Crocco. Ma lui la mette lì bene. Ottimo recupero di Facuposito. C'è un 3-4-2, vediamo se Braganza riesce a chiuderlo. Capisce. E c'è Cocco, Mattia Cocco che riapre il derby. Il gol del Cocco. A 0-3. Tre decimi da giocare. La mette Mattia. Sì, e Mattia mette a segno il suo sesto gol della stagione. Un bel contropiede, gestito bene. Ci ha creduto fino in fondo, partita che non era chiusa, ma comunque in qualche modo Braganza è riuscita a rinvenire dal momento difficile sul 4-0. Stava sbandando pericolosamente, il time out di Oris Basso ha un po' rasserenato gli animi e Braganza ha ritrovato questi due gol. Vediamo, ci prepareremo quindi a vedere un secondo tempo, se non altro che promette di essere più equilibrato di quanto poteva sembrare sul 4-0 per Valdagno. Bene, tutto per noi per questo primo tempo, Valdagno 4, Braganza 2, risentirci tra una decina di minuti in diretta dal Paralido di Valdagno da Domenico Tomba e Fausto Pozzanna. A più tardi.
Ben ricollegato in diretta con il Paralido di Valdagno, Wild Sport Hockey Club Valdagno, Veneta Lab Hockey Braganze, 4-2 dopo il primo tempo. Vi ricordiamo che potete votare il miglior giocatore dell'incontro semplicemente collegandovi a Instagram Hockey Club Valdagno oppure alla pagina Facebook di Hockey Club Valdagno, trovate il post apposito, è sufficiente cliccare, registrarsi con la propria email e poi votate il vostro giocatore preferito, che siate amici della Polina Vulcanizzata oppure no, che vi diverta a dare un vostro parere sugli 8, anzi 10, 4 di movimento più il portiere che sono attualmente in campo. Come ricomincia Fausto? Cambiando il portiere, entra Marco Zanfi che dà il cambio a Tommaso Bernardelli. E quindi c'è il cambio del portiere nel Braganza. Valdagno tiene opportunamente Giovanni Bovo. Dunque ripartono con Zanfi, Torres, Dal Santo, Cocco e Facu Posito. Il quintetto base di quest'anno della formazione rossonera. Valdagno che risponde con Bovo tra i pali. Aleix Borregani in possesso palla ora. Manu Garcia. Ciuppette, Giuliano Giuliani e Leo Di Qui Giovanni, doppietta per lui all'inizio. È un derby ancora apertissimo e noi ci aspettiamo di vedere del bel occhio anche nei prossimi 25 minuti di gioco effettivo. Intanto c'è Facu che va giù. Poi si gioca, come dicono quelli i commentatori di Dazon, si gioca. Ma lì il vantaggio che hanno è notevole rispetto a... Un po' più di tempo. Sì. No? Un po' più tempo per commentare le giocate. Diciamo. Questo l'ho visto frequentando un po' l'ambiente lì. Ne approfitto per salutare Gabriele Giustiniani, il commentatore della Liga di DAZN. Mio maestro e mentore in quelli che sono i corsi di telecronaca. C'è molto più tempo, anche se poi il numero di informazioni, di requisiti e di statistiche sono decisamente più alte e più, anche se sono più semplici da trovare rispetto alla nostra. Assolutamente, perché lì c'è qualcuno che le fornisce, mentre qua ce le dobbiamo fare noi. Ce le dobbiamo un po' cercare, andarcele, qualcosa si trova anche. Però, sì, assolutamente. Allora ogni telecronista da zona o altro riceve prima, qualche giorno prima della partita deve commentare un PDF con 60 pagine di statistiche, hai capito bene? 60 pages, non so come caspita fanno. Intanto vediamo Torres, l'autore del primo gol, braganzese. Ancora Dal Santo. Adesso buona l'idea di Cocco, sì, dentro per Facu. Di trovare Facu Posito. Pensa Borregan a sventare la minaccia. Poi Ciuppe Giuliani che accelera dritto per dritto, poi deve fermarsi di fronte proprio all'altro argentino, Ramiro Torres. Borregan, ancora lui. Giuliani la finta, va in mezzo a due, accelera ancora. Quando sposta la palla e se ne va è veramente irresistibile questo giocatore. E ci mette, è un bel movimento perché sfrutta abbastanza, sì, il fisico, sembra Mingherlino, in realtà no, assolutamente lo sfrutta ben piazzato, bene, sfrutta bene il proprio movimento. La bomba di Emanuel Garcia, di poco sopra la traversa, non la fischia alta Ferraro, palla che torna nelle stecche rossonere. Ramiro Torres per Mattia Cocco. Dal Santo, poi Facu, adesso gioca a chiamar fuori un po' la difesa valdagnese, il Braganza gioca con più calma mi sembra, sì, eh? Cerca il possesso, ha bisogno di trovare spazio, il tempo per provare a recuperare ce n'è, ovviamente Braganza abbiamo sottolineato è formazione che segna poco, quindi sicuramente il problema del gol è uno dei problemi principali della formazione della Sonera, però a 21:40 è lecito ragionarci su. Anche perché dagli altri campi abbiamo assistito a partite di altri tempi. Altro fallo di squadra, siamo contabilità falli, 5 commessi da Braganza e 5 commessi da Valdagno, perfetta parità. Perché a Giovinazzo Vercelli 8-8, ragazzi, roba di veramente tempo fa. E a Follonica è pareggio anche lì 2-2.
con Monza. Tra Follonica e Monza. Braganza assolutamente spettatore interessato della sfida che si sta disputando in Puglia. Certamente il tentativo intanto di Giuliano Giuliani, poi Borregan sul tentativo di intercetto da parte di Cocco, tiene palla Garcia, ancora Borregan che prova ad andare via sotto gamba, lo ferma in seconda battuta, raddoppio tipo calcio, sì, per l'aiuto difensivo. Sì sì, buona idea qui di Cocco, poi attenzione perché aveva fermato tutto, 45 secondi tutto fermo, non è gol. Poi... però guadagna subito un'opportunità, recupero immediato con Ciupe Giuliani. Ciupete che ci prova ancora, Leish Borregan retroporta, fa buona guardia lì dal Santo sull'altro palo, si sono avvicinati Garcia e Di Qui Giovanni, volevano provare a fare il blocco a favorire l'inserimento del compagno. Ecco qua, c'è proprio Garcia che vede giù il Ciupe, prova a ridargliela subito, ma l'intercetto è proprio di Dal Santo. L'ha cercato sul secondo palo. Fa un bel blocco, bel aggancio lì. Ottimo, si è andato via in bello stile, l'hanno fermato. Di Qui Giovanni girandosi. Ramiro Torres a contenere il possesso. Sulla pallina. Giuliani è un pessimo che cliente. La recupera. E gol! E gol! Che sì, gol del Ciupe! Madre mia, su un golasso! Che gol! Giuliano Giuliani in slalom, andiamo a rivederlo. Un cost to cost, cost to cost. Guardate, parte lui. Qui. Se ne va. Sotto gamba, sfrutta il vantaggio, cade Di Qui Giovanni, lo è, evita anche il compagno e poi la mette dall'altra parte, niente da fare per Zanfi. 5 un bellissimo minuti voglio anche di questo secondo tempo, ancora il Ciupe. Giuliano Giuliani, evidentemente la presenza della novia, della Vicky in tribuna lo galvanizza. Torniamo in diretta, l'errore di Torres. Ora Giuliani recupera pallina, palla che arriva smorzata dalle parti di Bovo. Giuliani, Borregan, anche Aleix Borregan, un cliente quando parte anche lui pessimo per il difensore. Tentativo, la finta di Manu Garcia, poi può provare, trova ben appostato Marco Zanfi, è ben appostato Zanfi. Io ne approfitto per salutare il Papi, ma sarà qui, non mi seguirà sicuramente in diretta. È impegnato nel derby di Coppa Italia con il Breganze, la seconda squadra di Breganze, che è per le qualificazioni alle Final Four di Coppa Italia, che si disputeranno tra fine inverno e inizio primavera del 2024. Molto bene, quindi un saluto per Ivano. Ci ho giocato, penso che ci ho anche giocato assieme, una roba incredibile. Questo sì, è uno scoop notevole. E abbiamo anche portato a casa un ottimo risultato, un torneo veterani a Bassano. Erano altri tempi, però attenzione intanto, sì, facciamoci, che prova, non distraiamoci perché la partita è ancora lunga. Il signor Luis Aida segna il possesso al Braganze, un tiro libero indiretto sull'angolo alto alla sinistra del fronte d'attacco della formazione rossonera. Cocco e Dal Santo, vediamo dove sarà l'appoggio, chiama la distanza il capitano rossonero, l'appoggio invece per Facu, il tiro di prima intenzione ben parato da Bovo dall'altra parte, un'altra altra buona bella risposta di Zanfi, Zanfi su, sì, sul tentativo di Garcia. Alle viste l'ingresso di Pietro Agostini per i Breganze, sotto di 3 a 18 dalla fine. Eccolo qua Mattia Cocco a gestire pallina, buona l'idea per Dal Santo, lo scarico per Torres, la finta di Torres che guadagna qualche metro, lo ferma Borregan, 3 contro 1 potenziale con un miracolo di Zanfi, letteralmente un miracolo, sì, perché ci ha messo la punta del pattino a opporsi al tentativo di Di Qui Giovanni.
Bragante ha lasciato spazi enormi al contropiede di Valdagno. C'è palla Valdagno, ha nascosto pallina Capitan Cocco. Valdagno che sta ritornando nuovamente padrone del match. Buona sul piano del possesso, sul piano della buona la circolazione, direi. Dell'atteggiamento. Braganza sta soffrendo visibilmente in questa frangente. Ha concesso troppo ancora una volta. Guarda qui. Qui l'idea, una magia tentata da Di Qui Giovanni. La deviazione, ha cercato la spizzata il Di Qui. Due reti per lui in questo derby delle nevi. Entra Pietro Agostini, esce Ramiro Torres per Braganza. Fa rifiatare basso il suo argentino. Eccolo qua, con il numero 5, Agostini. Stop e tiro di Mattia Cocco, impreciso. Subito tentava il recupero, fa Cuposito, non ci riesce perché ha un cliente difficile, Giuliano Giuliani. Tiene pallina il Ciupe. Non gliela porti via facilmente. Per Aleix Borregan che prova a guadagnare qualche metro. Lo scarico per Garcia che accelera. Finta di Garcia. Poi tiene pallina. Hanno sempre una opportunità di scarico in caso di difficoltà sul possesso. Giocatori di Luca Chiarello. E qui c'è un ottimo recupero di Mattia Cocco. E qua qui si chiama esperienza questa qui. Sì, ma è anche, dobbiamo denotare le ottime condizioni fisiche, perché non è ancora uscito il capitano rossonero. Tiene botta. Super Mattia. Quest'anno è tornato alla ripresa degli allenamenti, tirato al lucido. Sposta di Bovo. Con il guantone in accelerazione, Borregan. Però gli da due metri. Buon recupero però di Pietro Agostini, se ne va Stefano Dal Santo per Braganza, lo scambio con Facu Posito. Vediamo. Prova Facu. Purtroppo per lui finisce la pista lì e non poteva andare a concludere. Tornare a retroporta, la carica. Un bel tiro nel traffico di Mattia Cocco, è stato bravo Giovanni Bovo. La carica Mattia Cocco ha chiesto il cambio. Pronto a rientrare Silvio Costenaro. Time out intanto, l'ha chiamato Luca Chiarello. Recupera palla, è il tiro subito di Stefano Dal Santo, si oppone ancora una volta Giovanni Bovo, sta sbandando un po' Valdagno e questa è una notizia. Si arrabbia un po' Bovo lì. E si arrabbia anche Luca Chiarello, che facendo ai propri ragazzi di stare calmi. E mancherebbe pure, avanti 5-2 a 15 dalla fine, che si debbano agitare. Anche se Braganza sta lottando. Garcia che prova contro Cocco. Recupera palla il capitano rossonero, che ha chiesto il cambio qualche istante fa. Vediamo se adesso viene sostituito. Sembra di sì. Eccolo qua. Prova apposito, niente da fare da parte opposta. Agostini contro Crocco. Ancora in pista comunque si Mattia. Rimane ancora il capitano rossonero, non vuole arrendersi. Poi qui lo stoppa lì Crocco, un buon recupero. Vediamo se Braganza riesce a capitalizzare questo 2-1. Fa Composito, miracolo di Giovanni Bovo, doppio miracolo di Giovanni Bovo, triplo miracolo. E ancora, anche qui, ancora Bovo. Questa è stata una grandissima parata, si è esibito in 4 parate Bovo in serie, grande, veramente Bovo, notevoli. 13:56 da giocare, fiammata Braganze, ma Giovanni Bovo tiene saldo. Grisuli Bovo, ci pensa lui, nel suo punteggio a favore dei propri colori. Ancora gran risposta col sì. Guantone, si sta esaltando il portiere biancazzurro. Silvio Costenaro intanto con il numero 2. Finta di Dal Santo sul tiro da centrocampo, poi palla che esce, Agostini, Di Qui Giovanni, Garcia con calma l'aiuto della sponda, guarda il posizionamento dei compagni, fuori Borregan, dentro il Ciupe Giuliani. Time out. Lo chiama Luca Chiarello, vuol vederci chiaro.
un'altra cosa che vogliamo sottolineare, l'abbiamo fatto nella scorsa, intanto vediamo il lo show di Giovanni Bovò. Hai ragione a definirlo così. L'abbiamo detto in inizio della scorsa partita commentata qui al Palido di Valdagno, tutti i giorni il 25-11 ci uniamo a quello che è il coro che si leva ormai da tutti quelli che sono gli eventi sportivi e non contro la violenza sulle donne, e questo è un modo anche per noi di fare un po' di rumore, come viene chiesto, di fare presente e vivo il problema, anche perché la sequenza continua, non si ferma, sembra... Sì, purtroppo lo slogan deve essere l'ultima, è stato già smentito, no? Almeno un paio di volte, purtroppo, e per noi è motivo di ricordo, di testimonianza, di solidarietà. Anche perché far balzare alla cronaca il Veneto per questi fatti, il Veneto è una regione meravigliosa, purtroppo è stata sporcata da questa bruttissima storia. Che è solo poi una delle tante, perché ripeto, siamo arrivati, se non vado errato, a quota 106. Qui altra risposta di Bovò, la sta mettendo sul personale con sì. Dal Santo. Si vuole candidare la palla. Giovanni, della... E qui Giovanni! Gol. Mamma mia! Che gol! Alla Carlos Nicolia, fa tutto lui, la spara nel 7. Tripletta! Andiamo a rivedere. Diciamo derby dei Nevi. Andiamo a rivedere. All'insegna dei giocatori di Trissino, eccoli qua. Uno prima, tra i pali e uno a realizzare. Prima Bovò, adesso di qui Giovanni. Tripletta per lui e poi parata in serie di Bovò. Questo derby è indirizzato ormai. 12-49, ancora il D qui. Che palla nel set, ragazzi. Eh sì. Gran tiro di rovescio di Mancino. Gol così non si vedevano da un bel po' qui. Anche perché fa tutto lui adesso, con Crocco, poi ancora Garcia, esce la pallina, l'intervento è di Torres, anzi no, palla che sarà breganzese. Un paio di gol veramente interessanti, pregevole fattura. Mi hai rubato lo slogan. Sai che siamo, Non siamo più ragazzini, apparteniamo a quella generazione. Sì. Fallo di squadra. Piove sul bagnato in casa rossonera, purtroppo. Settimo, se non vado errato. Purtroppo per Braganzi, ovviamente. Guadagno che ricomincia a tessere propria trama con Di Qui Giovanni. Tripletta per lui stasera. Poi il Ciupe con Ramiro Torres stava recuperando palla, invece c'è un 3 contro 1 per Valdagno. Ci prova il Ciupe, stavolta Zanfi rimane lì, rimane al centro, un metro fuori dalla propria porta, dice di no a una situazione che stava diventando davvero complicata per Breganze. Costenaro è dal Santo a combinare. Agostini, ancora una parata, questa era facile per Giovanni Bovò. Sul suo palo, probabilmente era anche fuori dallo specchio della porta. Intanto un altro 2 contro 1. Scatenato Giovanni Bovò. Mamma mia, ancora! Ancora il Ciupe! Tripletta anche per lui. Tripletta anche per il Ciupe Giuliani. Andiamo a rivedere contropiede da manuale. Guarda come accelera qui Di Qui Giovanni. Poi la mente di là, tracchete, niente da fare per Zanfi stavolta, che si era salvato nel precedente 3 contro 1. Guadagno che mette il settimo sigillo, ancora con il Ciupe Giuliani. 7 a 2 qui al Palalido. Platea valdagnese deliziata, ovviamente. La platea valdagnese stasera ha anche un'ottima presenza di pubblico, una curva nord che si è ripopolata. Di gara, perché questo è il derby delle Nevi. Si è ripopolata nel tempo, devo dire, gran lavoro da parte di tutta quella che è la... I componenti societari. Sì, ma non solo, ma anche del tifo organizzato. Colovega perde palla. Ramiro Torres. Poi
prova da lontano, tiro da... di, che sa di frustrazione di Stefano Dal Santo. Dal Santo forse aveva visto la possibilità. Nico Crocco adesso corre il Ciupe. Ciupe Giuliani, retroporta con l'aiuto della sponda, ma che pallina può servire a Garcia. Spara una bomba centrale, bravo Zanfi qui perché ha avuto difficoltà a vederla partire. Costo costo di Pietro Agostini. Agostini! Primo gol di questo campionato per Pietro Agostini, costo costo. Che gol! Andiamo a rivedere. Nel 5 rossonero. Andiamo a rivedere. Se ne va. Poi guarda qua, qui incrocia benissimo. Porta fuori Bovo, la mette in alto dall'altra parte. Bel gol. Primo gol per lui, importante. Sto ragazzo, classe 2003, lo ricordiamo. Gran gol qui di Agostini. Pietro Agostini, 23esima rete stagionale per Breganza. Mentre sono 39 i centri della formazione biancoazzurra di Luca Chiarello. Ancora il Ciupe Giuliani, c'è il raddoppio su di lui, ma la meglio la formazione di casa che può ricominciare a manovrare con Aleix Borregan. Poi Crocco l'appoggia lì. Si è arrabbiato Luca Chiarello, vuole massima concentrazione e attenzione fino alla fine dei suoi giocatori. Scadono i 5. 9, qualche errore di peccato di gioventù che ci sta. 9-29 ancora da giocare. Un'altra parata di Giovanni Bo. Spinta, innesca involontariamente il contropiede. Fallo di squadra subito da Stefano Dal Santo. Intanto è ritornato Capitan Cocco che non vuole lasciare assolutamente i suoi colori. Suoi colori attuali, ma importanti nella sua carriera. È il suo terzo la sua terza avventura breganzese, quella di Mantia Cocco. Ce la ricordiamo bene anche in, in circostanze assolutamente differenti da quelle che stiamo vivendo questa sera, Fausto. Assolutamente. Ma ha sposato questo progetto, vuole assolutamente dare il suo contributo, crede che Breganze possa e debba rimanere in massima divisione per provare a costruire un progetto interessante che è basato soprattutto sui giocatori che stanno crescendo, che giocano in A2, nella seconda squadra. Sono tutti 2005. Intanto abbiamo visto il tentativo di spizzata lì di Torres. 2005-2004 i giocatori della Serie B, della Serie A2, anzi 2006-2007 anche. Sì, beh, poi lo ricordiamo Breganze che ha almeno un paio di... Ecco, c'è gol di Mattia Cocco. Gol di Cocco! Sì, una magia dietro porta. Questa l'esperienza. Trafitto Giovanni Bovo, benissimo. Andiamo ottima a giocata da dietro porta. L'ha fatto anche a Trissino questo gol di Mattia Cocco. E chiama i suoi a gran voce poi il capitano. Ovviamente, lo sente sto derby. Lui è di Valdagno, se non lo sente lui. 8 minuti e 30 da giocare, la segna Cocco, doppietta per lui stasera. E siamo a 7? 7 stagionali? E nel complessivo, qua abbiamo le statistiche. Secondo me sono 7 stagionali. Per Mattia 5 più 2 sono 7, sì. Confermiamo. Massimo realizzatore. Il notaio conferma e anche il miglior realizzatore. Massimo realizzatore perché al suo pari c'è... Fa Composito che ne ha messi a segno 7, pensa un po', e gioca da ultimo uomo, Mattia. Ancora il Colo Vega intanto dentro per Ciupe sempre Giuliani. L'ultimo ad arrendersi, il 29. Quindi c'è un buon recupero di Stefano Dal Santo, vediamo se Breganze dà un po' di thrilling a questo finale. Qui... il vecchio e il bambino lo ferma Nico Crocco. Siamo 7-4. Con tutto il rispetto che poi Mattia non me ne voglia Mattia e no, nemmeno no. Nico Crocco. Ha diciamo 21 anni di meno, per cui l'anagrafe dice che potrebbe essere... La differenza generazionale è veramente una alta. Generazione tra loro c'è sicuramente, hai fatto bene a sottolinearlo. E quello che ha imparato da Crocco lo mette in pratica Nico Crocco. Ferma il 29 e fa ripartire, eccolo qua, proprio lui. Nico Crocco per il Ciupe Giuliani, Aleix Borregan. Ora Nico Crocco. Sta finendo il tempo, sì. Trascorsi 45 per andare al tiro.
bisognerà ripartire lato, lato difesa. Tanto ancora Facu per Cocco. Cocco che si accentra, ha colpito Ramiro Torres, colpisce qualcuno lì ma non fa male, non fa una piega Ramiro Torres. Ancora Facu, prova ad andare lui, Cocco la carica lui, gli risponde col guantone Bovo. Ramiro Torres è stato all'angolo, non fischiano i direttori di gara, francamente non, boh, la spinta c'è stata. Tutto fermo, si sono un po' accesi gli animi, altrimenti che derby secondo sarebbe... Secondo me basta... c'era un fallo da fischiare. Adesso li caccia però... via, li manda in panchina tutti e due a Ferraro. Inutile, mi permetto di dire che lì c'era un fallo su Ramiro Torres, bastava fischiarlo, non sarebbe successo nulla. Possono naturalmente far rientrare un giocatore in movimento entrambe le formazioni e se non vado errato quello lì è tale Edo Lanaro, correggimi se sbaglio, con sì, il sì. numero 7. Assolutamente. Nipote d'arte, ricordiamo che è lo zio. Classe 2003, arriva da Monza. Ricordiamo che è lo zio, classe 58. Qualche scudetto, un mondiale, anni 80, Franco Girardelli. Una leggenda dell'hockey braganzese, ovviamente. Un'icona, come si dice in questi termini, no? Tanto il Ciupe prova lui. Una buona l'idea, Facu Posito che riparte. Cerca il retroporta proprio Edo Lanaro con il 7. Ho detto arriva dal Monza, adesso c'è questa anche qui. E qui l'hanno raddoppiato dietro la porta, perché memoria di quanto ha fatto qualche istante, qualche minuto fa, i giocatori di Luca Chiarello. Che adesso Garcia con calma verso Crocco. Ci avviamo agli ultimi 5 giri di lancette. Adesso c'è l'esperienza di questo derby delle nevi, edizione 2023-24, girone d'andata. Esperienza di Garcia. Ancora il Ciupe Giuliani. Questa partita dice che Braganza sta aumentando il bottino di reti, se non altro. Deve migliorare sicuramente ancora molto. In fase difensiva qualche disattenzione troppo, soprattutto nel primo tempo, perché nel secondo tempo sono state bellissime giocate che hanno portato i gol e il contropiede Braganza si era sbilanciato perché era sotto nel punteggio, però ha dimostrato di poter dire la sua in questo campionato, nonostante quello che è di fatto l'ultimo posto, perché Giovinazzi nel frattempo ha pareggiato e quindi adesso Braganza è ultimo da solo, ma ha 3 punti. Il campionato è assolutamente aperto. A finale a Giovinazzo, sì, 8-8. Giovinazzo Vercelli 8-8. E Follonica ha appena doppiato il capo di Monza anziché il capo di Buona Speranza. Capo 4-3 Follonica col Monza. E tanta attenzione, sempre Cocco. Assolutamente ispirato il capitano rossonero questa sera. Un esempio per i propri compagni. Di qui Giovanni Chiacelle, la scarica per Nico Crocco. Anche se è stato bello per esempio il gol di Pietro Agostini, questo è importante per la formazione rossonera. È il futuro, no? Sì, è un giocatore di 20 anni che ha delle qualità, l'anno scorso anno in A2 ha fatto vedere sicuramente ottime giocate. Questo gol è stato bello, un costo costa a imitare Giuliani. Tanto Aleix Borregan, se dovessi votare il migliore in pista, sbah, direi di qui Giovanni per la tripletta, però il Ciupe Giuliani è uno spettacolo. La tripletta anche da parte braganzese, non me ne vogliono gli altri, Mattia Cocco. Mattia Cocco un esempio, un trascinatore, assolutamente. L'ultimo ad arrendersi. Ma io sai che ho le solite preferenze legate al fatto che giocavo lì con tutta la bardatura, quindi dico... Sì, Giovanni Bovo, ottima prestazione sicuramente. Secondo me dopo è chiaro che... andarle a cercare queste... E qui Mattia Cocco, attenzione, la pallina l'ha schiacciato al virus, speriamo non l'abbia colpito all'occhio. C'è stata una respinta di... Sì, sì, Marco Zanfi. Marco. No, dovrebbe... Secondo me prosegue. Ha preso sulla guancia. Sì, sì, continua Mattia Cocco, non esce assolutamente. Cioè, ci vuole altro?
Ci vuole altro, no? Per fermare Mattia. Rientra intanto Ramiro Torres, 3-41, Braganze avrebbe bisogno di uno dei suoi proverbiali finali, perché con Sandrigo era sotto 1-0 a 1 minuto e 28, ha vinto 3-1. Vediamo con Giovinazzo era sotto 4-1, vabbè, l'ho chiamata Domenico. 3-41 da giocare. Sabato scorso l'ho chiamata al contrario, perché alla fine poi Braganze ha perso, vediamo un po' come va. È il bello, no, di questa cosa, che è un po' come adesso, per citare gli soliti esempi calcistici, è un po' come l'altro giorno che qualcuno ha detto la partita finisce quando l'arbitro fischia, e qui il caro vecchio Vujadin. Braganza ha fatto giocare tutti i suoi 10 giocatori, hanno giocato entrambi i portieri e tutti i giocatori di movimento questa sera. Quindi Valdagno no. Per Valdagno no, non è entrato il leader morale dell'Under 19. E neanche il suo fido scudiero lì. Sì. E il compagno di squadra Francesco Crocco, di Nicolò. Il fratello di Nicolò. I due che oggi tengono un po' il pallino nell'Under 19 valdagnese. Stavano al santo, la conclusione non trova la porta. Ai fratelli Tagliapietra come alter ego, nel Braganze. Ne approfitto per salutarli, ci stanno seguendo. Solo due dei quattro. Sì, esatto. Il più piccolo domani giocherà in Under 13. Allè. Pensa un po' che dinastia. Nel calcio c'erano i fratelli Sentimenti quarto. Attenzione, intanto attenzione. Qui alla ricerca del quattro, eccola qua. Può andare qui, allora l'MVP secondo me. E allora fa poker, andiamo a rivedere. Qui fa secchi tutti, ma che accelerazione. Poi fa scendere, fa sedere Zaffi. Quaterna secca per in entrambi i tempi per Valdagno. E mi sa che devi abdicare la palma del migliore in campo. Eh sì. A questo punto. Sì, il mio leoncino, si possa segnare, no? Il mio Jürgen Löwe, il leoncino di Germania, in una sera ne segna 4. Tanto ancora Borregan per Garcia. Attenzione, intanto c'è in pista anche il numero 4. È entrato qua, cioè il numero 4. Qui entriamo in conflitto di interessi. Marco Tomba, vediamo un po'. Entriamo in conflitto di interesse qui, palese. Vabbè, qui pulsazioni che si alzano. Vediamo un po' il giovanottone qua, come combina. Deve essere con Dal Santo, prova a andare lui. Retroporta. Il carattere non gli manca, lo sappiamo. Adesso vediamo un po', c'è il D qui, la recupera di qui Giovanni. Va a giocare col suo portiere che esce dall'area, i direttori di gara non se ne sono accorti, anzi no, forse se ne è accorto il signor Luis Hyde, infatti dal possesso a Braganza. No, ma lo dà per la steccata di Garcia. No, era uscito Giovanni Bovo anche. Tanto ancora pallina bassa lì. E quindi il derby ha dato il suo verdetto, vince Valdagno. Quaterna di qui Giovanni. Il tunnel di Borregan, reti di Collo Vega, doppietta di Giuliani, tomba per Garcia. 90 secondi ancora in questo derby. Borregan 3 contro 2 potenziale. Borregan, i pattini di Mattia Cocco a fermare tutto. Ormai Sando, siamo all'ultimo giro di lancette, Domenico. Non se la sente di lanciare il contropiede. La stecca di Marco Tomba a fermare la ultimo giro di lancette di questo derby. Fa Cuposito, va lui, non lo fermano, non c'è fallo. Proposito, ancora il troppo. Qui. Ci pensa troppo. Di qui Giovanni, scatenato di qui Giovanni questa sera. Garcia, il palo di Garcia. Di qui Giovanni. I tifosi rossoneri hanno comunque apprezzato la prestazione secondi. Perché stanno cantando. Stanno comunque incitando i propri beniamini sino alla fine, come dice il proverbiale coro. Quello che sta cantando la curva nord del Valdagno. Dal Santo, il tentativo velletario di Dal Santo, però c'è un recupero, no, più alza schiaccia ancora. Del capitano, ultimi 15 secondi. Borregan.
sta finendo questo derby. Ci siamo divertiti, Domenico, grazie per l'ospitalità. Fallo di squadra, sarà l'ultimo, 6 secondi. Grazie per l'ospitalità, Domenico, è stato un piacere. Grazie Fausto, certo finisce. Ci aggiorniamo per il ritorno. Finisce 8 a 4 Valdagno, vediamo come sarà il ritorno, che potrebbe essere differente. Finisce qua. Scintille finali comunque. Finisce poi qua tra l'argentino, siamo, sì. Tra l'argentino e il catalano. Attenzione qui. Con due side che manda via Boregan. Sì, che si è preso una staccata gratuita, vabbè, sì, però questo possono, finale sono cose che possono capitare. Il derby che è stato corretto sostanzialmente. Sì, non è successo sostanzialmente nulla in questi ultimi minuti. Un Valdagno che è ripartito alla grande in questo secondo tempo. Ribadiamo il risultato finale, Weiss Portok che è Valdagno 8, Veneta Lab Hockey Braganze 4, derby della Navy che finisce così. Grazie Fausto. Grazie a te Domenico, è stato un piacere, buona serata, buona domenica e grazie a chi ci ha ascoltato. Buonanotte a tutti, la ripresa di Roberto Baucci, regia di Marco Zen, alle prossime in diretta dal Palladino di Valdagno. Domenico Tomba, a presto a tutti.